Buongiorno, questo è il buongiorno di Mattino 6 per oggi, mercoledì 16 settembre. Come sempre iniziamo ricordando il santo del giorno, oggi si ricorda San Cornelio, Papa e Martire. Cornelio, originario di Roma, fu eletto Papa per la sua umiltà e la sua bontà. Dopo un periodo di sede vacante a causa della violenta persecuzione di Decio, l'eretico noviziano lo contrastò scatenando uno scisma, ma Cornelio fu riconosciuto da quasi tutti i vescovi, primo fra tutti San Cipriano. Morì nel 253 imprigionato a Civitavecchia durante la persecuzione di Gallo. Cornelio è un nome di antica famiglia romana. Dopo aver ricordato il santo del giorno, iniziamo a leggere i titoli di apertura dei quotidiani e iniziamo dalle pagine del Centro. Chiazze schiumose in mare, Pescara torna l'incubo inquinamento, ma niente divieti. A centropagina, allegria al Misticoni, la preside balla con il presidente. Pescara festa per il trasferimento dei ragazzi in via Passo Lanciano. Nelle cronache, il testimone del delitto, un vicino, rivela: ho visto l'omicida fuggire di casa in merito all'omicidio di Penne. E poi sparito a Meggiugorje, missionario, ricerche ridotte, appello di Brosio. Calcio, dopo lo sfogo, Caprari paga la pizza per farsi perdonare. Di taglio alto Renzi, via Limo Agricola, nuovo annuncio del Premier alla festa della Coldiretti. Vediamo ora i titoli di apertura del Messaggero nelle pagine dedicate all'Abruzzo. Si apre con la banca condannata per usura. Teramo, tassi troppo alti, 2 anni e 2 mesi al presidente della BCC Piceno Truentina del 2011. I legali degli imprenditori tra le prime in sede penale. La banca, aspettiamo le motivazioni. Regioni in crisi, consiglio fermo, c'è la norma bavaglio. E poi tu ha dimezzati gli stipendi d'oro dei manager. Per i dipendenti invece tagli scaglionati, secondo reddito e solo sul salario accessorio. Inaugurazione busnavetta del comune per la grana sosta, L'Aquila in festa per il nuovo tribunale. Di taglio alto, Chieti incendio in cancelleria, stop alle udienze per 7 giorni. Lanciano, rubavano auto da Chieti all'Aquila, sgominata la banda con 8 arresti. Pescara, Chiazza sospetta in mare, detersivio, mucillagine. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. Banca condannata per usura, tassi illegali da subito, 2 anni e 2 mesi al presidente della BCC Toranese. E poi a centropagina lo sciopero flop, Teramo Ambiente, 2 dipendenti su 3 al lavoro, solo disagi. Il CIRSU continua a funzionare, il fallimento della società non pregiudica la raccolta dei rifiuti. Su Teramo, fiamme a Sant'Antonio, distrutto il quadro della Madonna Addolorata. Di spalla, indimenticabile, Marcozzi, ospite della Jalappas Band, a quelli che il calcio. Giulianova, emergenza sfratti, il sindaco va dal prefetto. E poi la Serie B non si ferma per aspettare il Teramo. Alba Adriatica, il sindaco vuole la tassa di soggiorno. E a Tortoreto domani i funerali della 19enne morta suicida. Questi i principali titoli di apertura e prima di sfogliare le pagine dei nostri quotidiani, come sempre il consiglio delle nostre stelle, vediamo. Ariete, in questa giornata sarete ipersensibili e un po' litigiosi, evitate di pretendere l'impossibile, nonostante la dimensione piacevole dello stare in compagnia, rischiate di sollevare un mare di polemiche. Toro, farete bene a trascorrere qualche ora fuori dal solito ambiente, dagli impegni di sempre, per addentrarvi in situazioni che vi diano nuovi stimoli. Non scartate a priori una proposta interessante. Serata magica per quanto riguarda l'amore, potreste essere tentati da golose compensazioni. Grazie al trigono lunare, razionalità ed emozioni oggi viaggiano su binari paralleli, dando luogo ad una piacevole sensazione di completezza. Nel privato sarete disposti a voltare definitivamente pagina riguardo ad una vecchia incomprensione. Anche se ritenete di essere nel giusto, evitate di affrontare temi delicati in famiglia, in particolare se riguardano questioni economiche. Soprattutto imparate a mediare, far valere a tutti i costi il proprio punto di vista sarebbe inutile. Porterete avanti gli impegni senza fretta, concentrandovi per cercare le soluzioni migliori. Prendete parte ad un'iniziativa culturale.
Se con il partner eviterete di fare la voce grossa, l'amore oggi sarà la vostra tenera consolazione. Vergine, avete un sogno? Pensate che sia realizzabile? Ebbene, finché non proverete a tradurlo in realtà, non lo saprete. È giunto il momento di verificare la fattibilità di ciò che avete in mente. Potreste avere una sorpresa. Se avete una relazione affettiva importante, valorizzate l'intesa col partner. Bilancia. La voglia di ampliare i vostri orizzonti culturali o di dedicarvi a nuovi hobby e interessi è alimentata dalla Luna, che stimola la vostra curiosità intellettuale. Abbandonate i vecchi abiti e la vecchia immagine per crearvi un look tutto nuovo. Scorpione, siete in una forma fisica non brillante e in una situazione difficile nella sfera familiare. Otterrete l'aiuto che vi serve a patto di mettere da parte l'orgoglio e chiedere una mano a chi può risolvere molti problemi. Serata sottotono, rinuncerete agli impegni mondani. Sagittario, una luna amica vi assicura divertimento, momenti felici e spensierati con le persone vicine e forse qualche incontro interessante sul piano sentimentale. Con la forza che avete potete smuovere le montagne e trascinare gli altri dove volete, ma fatelo subito. Capricorno, giornata no, il che significa intoppi, problemi e ritardi che ostacoleranno i progetti del fine settimana, ma anche tensioni e litigi in amore. Rilassatevi e cercate di recuperare l'armonia interiore e tutti i pensieri negativi spariranno come per incanto. Acquario. Questo giorno si accompagnerà a situazioni abbastanza movimentate per quanto riguarda la vostra vita professionale. Nel pomeriggio ritagliatevi del tempo per la persona amata, per il riposo e per il relax. Ottima la sfera sentimentale. Pesci, non è il momento di sfidare la sorte, di lanciarvi in affari che non vi convincono del tutto, di fare prove di forza con la persona amata. Rimandate le vostre decisioni a momenti più facili. Il relax e le giuste ore di sonno vi faranno ritrovare il sorriso. Iniziamo a sfogliare le pagine dei quotidiani, dalle pagine del centro si parla di governo, la manovra, Renzi promette ancora via IMU e IRAP agricole, il presidente del consiglio infiamma così la platea della Coldiretti all'Expo, legge di stabilità da 27 miliardi con il digital tax, data unica per pagare le tasse e poi la Giannini 500 euro in busta paga per formare i prof. Gli esodati, protesta della Lega, Istat dice bene i dati sul lavoro. Riforme, la maggioranza vuole andare subito in aula. I ribelli del PD abbandonano la commissione, siamo su un binario morto. Finocchiaro dichiara inammissibili gli emendamenti. L'ultima parola va a Grasso. Il nuovo centrodestra presenta il DDL per premio di coalizione. E poi severo il rapporto dell'organismo della CEI. Poveri, Caritas striglia l'esecutivo, è stato fatto poco. Per gli indigenti, bassi gli stanziamenti pubblici. L'immigrazione, l'emergenza, Ungheria, il confine diventa un inferno. Arrestati 174 profughi, sciopero della fame dei migranti bloccati dal muro. Naufragio nell'Egeo, 22 le vittime. Il nuovo vertice ci sarà il 22 settembre sulle quote. L'Unione Europea resta spaccata. Merkel all'Italia, hotspot subito. Scoperta minaccia al Papa, arrestato un quindicenne. Filadelfia, il ragazzo voleva confezionare esplosivi ispirandosi ai terroristi dell'IS. La visita di Bergoglio toglie il sonno a tutte le agenzie della sicurezza in America. Il viaggio a Cuba e negli Stati Uniti, a La Habana, faccia a faccia con Fidel Castro. E poi apriamo invece le pagine dedicate all'Abruzzo. Regione l'esame dopo il rimpasto. Il Consiglio si arena di nuovo sui finanziamenti alla cultura. Giornata ad alta tensione, lavori bloccati nelle commissioni da un migliaio di emendamenti e l'opposizione grida al golpe per il tentativo della maggioranza di metterle il bavaglio. Monticelli dice io contro Lisa, ma se voglio valorizzarla. E poi l'Abruzzo Civico mette i paletti al piano sanitario.
Andiamo sulle pagine del Messaggero, anche qui si parla di quella che è stata una seduta molto calda del Consiglio regionale, tuttora in corso. Regionista allo totale, una norma bavaglio per riprendere a correre. Consiglio più volte rinviato ieri, tutti i temi caldi restano aperti. La maggioranza cerca scorciatoie, le opposizioni urlano allo scandalo. D'Alessandro spiega: l'ostruzionismo portava ad accordi di basso profilo, e Pettinari risponde: questo è un regime dittatoriale, questa è la questione. Una sorpresa arrivata in coda all'inno di Mameli, ovvero un emendamento al regolamento del Consiglio regionale che ne doveva prevedere, o meglio, la sua esecuzione ad ogni riavvio dell'assise. Una questione di forma e rispetto istituzionale, insomma, a cui 4 minuti prima della scadenza dei termini il consigliere Camillo D'Alessandro ha legato un subemendamento che di cultura istituzionale sembra avere ben poco. Una clausola, l'opposizione l'ha già definita la norma bavaglio, una modifica alle regole che in sostanza introduce il voto di fiducia. Tecnicamente si chiama emendamento d'urgenza, un espediente che consente alla Giunta di valutare preventivamente il contenuto e la congruità delle osservazioni mosse dai singoli consiglieri ad un disegno di legge, che quindi dà all'esecutivo la facoltà di chiedere la decadenza degli stessi emendamenti senza che vengano discussi. E questa è la spiegazione del centrosinistra. L'obiettivo della maggioranza, appena uscita dalla pozzanghera della crisi, con persino Mazzocca seduto sullo scranno del sottosegretario, è chiaro e in qualche modo era stato annunciato. Non c'è stato un consiglio in questi 14 mesi nel quale l'opposizione non abbia fatto ostruzionismo, spiega Camillo D'Alessandro. Secondo un protocollo che, sotto la minaccia di migliaia di emendamenti, portava alla fine il consociativismo nella peggiore specie. Questa è la spiegazione. E poi, ieri c'è stato anche un annuncio della TUA, la società di trasporto unica, dimezzati gli stipendi d'oro dei manager. Cala la scure dopo la fusione, invece tagli scaglionati per reddito per i dipendenti solo sul salario accessorio. Sul caso della TUA e delle nuove assunzioni andiamo sulle pagine della Città, perché si parla di quella che ieri è stata una conferenza annunciata dove si è parlato dell'assunzione di 30 dipendenti. E allora, sul caso della TUA si era tanto discusso proprio per il rischio della perdita dei posti di lavoro dei lavoratori nel caso della fusione, ed eccolo qua: trasporti, posti salvati e sprechi tagliati. Il presidente D'Alfonso presenta i primi risultati ottenuti con la nuova TUA, l'azienda nata dalla fusione di 3 società. Il piano di rilancio: tra le misure adottate, che saranno ulteriormente incrementate, ci sono più controlli sui mezzi di trasporto ed un deciso taglio a costi ritenuti inutili. I posti di lavoro salvati con la fusione sono 1.600. E allora ieri c'è stato all'Aquila questa conferenza nella quale sono state spiegate le innovazioni e soprattutto si è dato l'annuncio di queste assunzioni. Vediamo. Sono 31 i neodipendenti della TUA, la nuova società di trasporto unico abruzzese, con un giro di affari di 140 milioni di euro, la 7ª azienda nel panorama nazionale con i suoi 30 milioni e 200 mila circa chilometri preventivati e la 9ª per valori di produzione tra servizio urbano, suburbano, extraurbano e ferro, per un totale di 1.600 dipendenti. Entra salutando i nuovi assunti il presidente della regione Luciano D'Alfonso, insieme al sottosegretario con delega ai trasporti Camillo D'Alessandro e il rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Luciano D'Amico, presidente di TUA, nata formalmente con l'atto di fusione tra le aziende GTM, FAS e ARPA. Presidente, con quale criterio sono stati scelti i dipendenti TUA? Quella stabilita dall'ordinamento. Se fossero imprese si chiamerebbe gara, siccome sono persone si chiamano concorsi pubblici che danno la par condicio a tutti. Ed è straordinario quello che è accaduto. Da società originarie che erano piene di lividi e di problemi finanziari e di organizzazione è nata una nuova società che è TUA, che è la 6ª società italiana per potenza trasportistica, che oggi presenta al pubblico decine di risorse umane che sono state individuate a seguito di concorso. Questo accade quando si ha il coraggio del cambiamento. Ma un'altra grande novità che ha visto il lavoro di D'Alessandro in prima fila, del presidente D'Amico, del capo dipartimento
e di questa struttura che è deputata a curare i trasporti è quella di rimettere su strada risorse umane che erano finite, diciamo così, segmentate dietro le scrivanie. Noi adesso abbiamo una restituzione su strada di risorse umane esperte che hanno anche una grande voglia di fare e di produrre servizio. Tra le novità annunciate nella sala stampa di Palazzo Silone all'Aquila, l'estensione del biglietto unico a tutte le province abruzzesi, ma soprattutto il ritorno su strada tra autisti e controllori di circa 80 dipendenti dell'amministrativo. Abbiamo messo in campo un progetto industriale vero, dopo pochi mesi dalla nascita di Tua si vedono gli effetti che sono da un lato la riduzione dei costi soprattutto sull'approvvigionamento, sugli acquisti. Voi immaginate tre società che compravano lo stesso pezzo, che ne so, del motore o le gomme in modo diverso con costi diversi. Noi abbiamo centralizzato gli acquisti, abbiamo reso possibile la realizzazione dell'economia, abbiamo riorganizzato il meccanismo del lavoro. E ora invece parliamo di bambini malati. Due posti in ospedale per i casi più rari saranno disponibili al Santo Spirito di Pescara per la cura di patologie come quello della piccola Noemi Sciarretta. Due posti letto per l'assistenza dei bambini affetti da patologie neurodegenerative come la distrofia muscolare e l'atrofia muscolare spinale. L'Abruzzo entra in una nuova era della cura delle patologie genetiche rare con il via libero firmato da Luciano D'Alfonso all'istituzione del servizio di terapia subintensiva che entrerà in funzione al Santo Spirito di Pescara. E poi ci spostiamo con un'altra storia. Francesco, un diplomato tutto speciale. Vasto è il secondo studente down in Italia a prendere 70 centesimi all'esame di maturità. La madre Paola dice: rispettando i tempi di questi ragazzi e con un intervento precoce e mirato si possono raggiungere obiettivi più che dignitosi. Il suo futuro pensiamo di iscriverlo all'università, peculiarità che lo rendono adatto a un lavoro in biblioteca o in un museo. Le poste in borsa, mercati euforici. A New York il via al roadshow in vista del debutto, grande interesse di fondi di investimento e sovrani. E poi guardate la foto, lo spavento, malore per il dirigente della BMW al salone di Francoforte. Lui, Harald Kruger, 49 anni, durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi modelli al salone dell'auto di Francoforte, pochi minuti dopo dall'inizio della presentazione si è accasciato al suolo e l'incontro è stato interrotto. A quanto riferisce un portavoce della BMW, il 49enne si è ripreso poco dopo il malore, ma ha comunque disdetto tutti gli impegni della giornata per tornare a casa. Ci spostiamo nelle cronache e andiamo a Pescara, dove si parla ancora di mare. Si parla di mare perché sono comparse delle chiazze, lo abbiamo visto in apertura di tutti i quotidiani, guardate qua. Chiazze schiumose in mare, torna l'incubo inquinamento. Segnalazioni da Pescara a Montesilvano. Nel frattempo che aspettiamo la nostra pagina, si è parlato ancora del caso ovviamente della comparsa di queste schiume sul litorale di Pescara. Ed eccolo qua, una schiuma densa localizzata ieri mattina all'altezza dello stabilimento Plinius. Detersivi o mucillagine sono le ipotesi. Immediati test del comune, Arte e Capitaneria de Porto. Del Vecchio è ottimista e dichiara: escludo l'inquinamento batteriologico. Acque chiare per il mare di Pescara, la stagione finisce così come era iniziata, fra allarmi veri o presunti e minacce di divieti di balneazione. E così, dopo un'estate in cui a farà da padrone sono stati i dati dell'ARTA, un giorno favorevoli alla balneazione e l'altro da dimenticare, ieri l'ennesimo episodio che ha fatto temere nuovamente il peggio. Chiazze bianche schiumose hanno fatto la loro comparsa nel tratto di costa, compresa tra lo stabilimento balneare Plinius nel centro di Pescara fino a tutta Montesilvano, entro i 500 metri dalla riva. E a lanciare l'allarme sono stati alcuni bagnanti e balneatori che hanno immediatamente allertato gli uomini della Capitaneria di Porto. E poi torna la paura dopo una stagione all'insegna dei dati altalenanti e nei divieti di balneazione. Proviamo a tornare sulle pagine del centro, perché in particolare quello che viene messo un po' sotto la lente è anche il caso del caldo. In arrivo il caldo record, domani ci sarà il picco e si raggiungeranno i 39 gradi. Le previsioni del meteorologo De Palma, giovedì e venerdì punte di afa, ma domenica temporale e temperature al di sotto della media stagionale. E l'avevamo annunciato proprio ieri nel corso del nostro telegiornale, ci attendono ancora due giorni di grande caldo e poi il maltempo, l'abbassamento delle temperature. Allora ne parliamo con il nostro esperto meteo, Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Confermate allora le previsioni di ieri, si parla di grande caldo per questi due giorni. Eh sì Francesca, perché come avevamo già annunciato nei giorni scorsi e poi abbiamo ripreso il quadro della situazione ieri, la situazione è caratterizzata dalla presenza di una vasta circolazione depressionaria sulle isole britanniche e sull'Europa occidentale, e ciò determina, complice questa posizione a noi poco favorevole, la risalita di correnti molto calde proveniente dall'entroterra alpino e una rimonta dell'anticiclone subtropicale che raggiungerà nelle prossime ore, anzi nelle successive 48 ore, le regioni centro-meridionali, quindi interessando anche la nostra regione, dove tuttavia ci saranno degli annuvolamenti soprattutto nelle prossime ore, poiché insomma comunque arriveranno dei corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale, dalla Sardegna, che si spingeranno verso la nostra regione, quindi non si escludono totalmente annuvolamenti intensi, qualche piovasco sulle zone montuose, in locale sconfinamento verso il settore orientale, ma la caratteristica principale di questa situazione meteorologica sarà appunto il sensibile aumento delle temperature previsto soprattutto a partire dal pomeriggio sera e ancora più nei prossimi due giorni, perché non solo continuerà l'afflusso di masse d'aria calda proveniente dall'Africa nord-occidentale, ma ci sarà anche un rinforzo dei venti di libeccio che sul versante orientale assumono il nome di Garbino, e che proprio a causa del Garbino i valori potrebbero addirittura raggiungere, se non superare, i 36-39 gradi, soprattutto nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico, in particolar modo quindi la Val Bomano, la Val di Sangro e la Val Pescara. In queste zone, nonché sulle aree costiere, non si escludono temperature molto elevate, soprattutto in caso di Garbino. Quindi non ci saranno sostanziali variazioni, almeno fino a venerdì sera. Ci sarà anche il vento forte, con delle raffiche piuttosto intense, soprattutto sulle zone montuose, ma localmente anche nelle valli potranno arrivare anche raffiche di vento impetuoso anche lungo la fascia costiera, localmente anche lungo la fascia costiera. Poi, come hai già accennato tu Francesca, c'è da segnalare appunto poi un progressivo cedimento dell'alta pressione nel corso del fine settimana, ma tra sabato e domenica giungerà anche una perturbazione di origine atlantica, quindi si tratta di aria molto più fresca di quella preesistente, quella che arriverà nelle prossime ore, e ciò favorirà comunque quindi la formazione di sistemi nuvolosi molto intensi, ai quali sarà associata una intensa attività temporalesca. Quindi con tutta probabilità la nostra regione dovrà fare i conti con un deciso peggioramento del tempo, con possibili temporali anche di forte intensità, soprattutto tra sabato e domenica. Quindi ci sarà una sensibile diminuzione delle temperature, anche di 10, 12, anche 14 gradi localmente, soprattutto sul versante orientale della nostra regione, ma ripeto, a causa dell'elevato contrasto tra temperature e masse d'aria diverse, insomma, quindi a causa appunto di origine atlantica, a causa dell'arrivo di correnti atlantiche, quindi questi fenomeni potrebbero, ripeto, risultare davvero notevoli anche sulla nostra regione. Ma di questa situazione, Francesca, poi ne riparleremo nel dettaglio nel corso dei prossimi aggiornamenti. Giovanni, prima di salutarci, come sempre noi ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo a partire dal sito www.abruzzometeo.org, eccolo qui, e ringraziamo Claudio Di Giacomo in regia. Come vedete ci sono tutti gli aggiornamenti, le previsioni meteo, e segnaliamo sulla destra le quattro telecamere sulle quattro province abruzzesi che monitorano costantemente il territorio e danno quella che è la percezione dell'atmosfera e soprattutto del meteo in corso. Suggeriamo anche due profili Facebook, uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qua, questa è la pagina istituzionale di Giovanni De Palma, dove c'è esattamente tutto quello che è presente nel sito, e quindi troverete tutti i bollettini, gli aggiornamenti e quello che serve per viaggiare informati. Ma noi suggeriamo anche il suo profilo personale, perché qui troverete qualche curiosità in più, come ad esempio la foto scattata alle prime luci dell'alba, eccola qua, dove Giovanni De Palma registra i gradi. Si scatta prima delle 6 del mattino e, ricordiamo, viene scattata da Monte Silvano. Inoltre su questa pagina troverete quelli che sono gli strumenti di rilevazione meteo per tutti gli appassionati, dove Giovanni pubblica, spiega molto chiaramente quelle che sono ovviamente le tecniche per la rilevazione meteo, e poi troverete una cosa importante che sono le segnalazioni degli utenti.
utenti sulla sua pagina, così da mettere al corrente Giovanni De Palma e soprattutto tutti gli utenti che sono connessi alla sua pagina, e noi ve la suggeriamo. Giovanni, come sempre ti ringrazio per il tuo intervento, che tornerà puntuale domani mattina alle 7:20. Sì, grazie Francesca. A questo punto colgo l'occasione per augurarti una buona giornata, così come l'auguro a tutti i telespettatori di TV6. Grazie, grazie a Giovanni De Palma. Torniamo a parlare del mare di Pescara, perché come abbiamo visto ci sono le foto della schiuma che ieri si sono trovati stabilimenti e soprattutto anche tutti coloro che si trovavano in spiaggia, e intanto arriva una dichiarazione dell'ARTA. Forse non si tratta di liquami, l'ARTA via gli esami sulla sostanza misteriosa e avanza l'ipotesi delle alghe. E invece Berardino Fiorilli, ex vice sindaco che in realtà aveva allertato anche per la storia dell'inquinamento, chiede di convocare il consiglio straordinario al presidente del consiglio comunale Antonio Blasioli e dichiara: mentre ora attendiamo di conoscere gli esiti di questi nuovi esami, ritengo che l'episodio attuale renda urgente la convocazione della seduta straordinaria del consiglio comunale sull'emergenza balneazione, una seduta che in precedenza il presidente del consiglio Blasioli ha impedito strumentalizzando il regolamento in riferimento alle magliette indossate dai consiglieri di opposizione con la scritta Alessandrini dimettiti. E poi gli stabilimenti restano aperti fino ad ottobre, via la smobilitazione, ma sono ancora numerose le palme e gli ombrelloni presenti in spiaggia, e se le previsioni per il fine settimana e oltre non prevedono bel tempo, nel frattempo, anche se da ieri la stagione balneare è ufficialmente finita, gli stabilimenti balneari continuano a lavorare, seppur la smobilitazione di palme, ombrelloni e lettini sia già iniziata. Noi ci separiamo per una piccola pausa di pubblicità e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa, tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, parliamo del giallo di Međugorje. Missionario, ricerche ridotte, sui social l'appello di Brosio. Elicotteri aerei si sono fermati, proseguono protezione civile e cani addestrati. Sono rimasti solo protezione civile e cani alla ricerca a Međugorje per lustrare l'area in cui si sono perse le tracce di padre Luciano Cicciarelli. Il missionario monfortano di 79 anni, originario di Civitella, Casanova, di cui non si sa più nulla dal 2 agosto. Il contingente iniziale via via cresciuto e poi si è assottigliato nel momento in cui sono stati conclusi alcuni passaggi. Ora invece ci occupiamo dell'omicidio di Penne, quello avvenuto la scorsa domenica. Ho visto l'omicida fuggire dalla casa del maresciallo, un vicino diventa il testimone chiave stamane, l'interrogatorio dell'arrestato. Un nuovo sopralluogo dei carabinieri a casa dell'indagato, sequestrati degli oggetti acuminati alla ricerca dell'arma utilizzata durante la colluttazione con la vittima. Si attendono i risultati degli accertamenti scientifici sul materiale prelevato dal RIS e sugli indumenti dell'arrestato, che potrebbe aver agito sotto l'effetto di droga. E ci spostiamo sulle pagine del Messaggero, sempre per il caso dell'omicidio. È lui il killer, l'ho visto fuggire. Una vicina dell'anziano ammazzato di botte è la testa chiave dell'accusa. Sentiti i rumori, ho guardato dallo spioncino. Mirko Giancaterina, arrestato per omicidio aggravato, affronta oggi l'interrogatorio con un'accusa di ergastolo. Nelle carte dell'accusa i riscontri alla prova fornita dalla telecamera del tabaccaio. E allora ripercorriamo quelle che sono state le tappe, soprattutto il caso dell'omicidio di Penne, nel servizio di Paolo Renzetti. È durata oltre 5 ore ieri nell'ospedale San Massimo di Penne l'autopsia svolta dal medico legale Cristian Dovidio su richiesta del PM Mirvana Di Serio di Gabriele Giammarino, il sottufficiale a riposo dell'aeronautica militare trovato morto domenica mattina nella sua casa invasa dalle fiamme nel centro storico di Penne. Su precisa disposizione della procura pescarese non sono trapelate notizie ufficiali sulle cause della morte dell'anziano ed in particolare se questa sia avvenuta prima dell'incendio oppure successivamente, ma il medico legale non ha lasciato dubbi sul fatto che sia arrivata come conseguenza di omicidio. Quasi certo che le percosse subite dall'anziano siano risultate decisive per la morte di una persona fragile fisicamente. Gli accertamenti degli investigatori hanno portato ad individuare come presunto omicida il 36enne Mirko Giancaterino, fermato in un bosco alla periferia di Penne e da domenica sera rinchiuso nella casa circondariale San Donato di Pescara. Nel corso dell'autopsia si è appreso che il medico legale ha
ricostruito la dinamica temporale dei fatti che hanno portato alla morte dell'anziano e si è riservato la facoltà di ulteriori esami ed accertamenti presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Ospedale di Chieti. Le indagini sono condotte dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Pescara, che attendono per i prossimi giorni anche i risultati dei rilievi dei carabinieri del RIS di Roma arrivati a Penne per esaminare l'appartamento del pensionato ucciso. La salma dell'anziano nelle prossime ore sarà riconsegnata ai familiari per l'effettuazione dei funerali. Funerali che, ricordiamo, si svolgeranno questa mattina alle 10. E poi una buona notizia per la scuola: Pescara di Marco apre le danze, il liceo coreutico ha una nuova sede. Il corso di ballo dell'artistico da ieri in via Passolanciano negli ex uffici della provincia. Gli studenti sono 100. Dopo l'esibizione degli allievi, il presidente accompagna la preside Consolazio sulle note di My Way. Ci spostiamo sulle pagine del centro, sempre per la stessa notizia. Ed eccolo qua, la cerimonia Misticoni, c'è la festa per la nuova sede tra danza e musica. Saggio ieri mattina nei locali della provincia di via Passolanciano per le allieve del liceo coreutico. E allora, ieri mattina c'eravamo anche noi per vedere quello che è stato soprattutto il lavoro della provincia, le motivazioni di questa nuova sede e soprattutto l'investimento che c'è stato da parte dell'ente. Vediamo. Nuovi spazi e nuove aule per il liceo musicale e artistico Misticoni Belisario di Pescara. A seguito della riforma Gelmini, infatti, sono stati inseriti nuovi percorsi artistici, come quello della danza. Ecco dunque che la provincia di Pescara svuota i suoi uffici nella sede di Passolanciano e, con un investimento di 40.000 euro, realizza un'autentica sala per le coreografie, ospitando 100 studenti. La sede Misticoni non poteva assolutamente più ospitare tre licei: liceo artistico, liceo musicale e coreutico. E abbiamo trovato, devo dire, un attento ascoltatore, che è stato il presidente Di Marco, che appena è entrato in carica si è trovato questo grandissimo problema e in poco tempo ha dimostrato l'efficienza della pubblica amministrazione, cosa insomma non da sottovalutare in questo periodo. Una nuova stagione per la scuola, se si pensa alla rivoluzione avvenuta nell'ambito della riforma e soprattutto alle difficoltà vissute dalle province, ormai svuotate di risorse. Ecco dunque che l'iniziativa di Antonio Di Marco si configura come un'ottimizzazione di risorse che a loro volta creano nuovi scenari. Se ne è accorto anche il presidente Renzi, non a caso la riforma del decreto enti locali, così come era stato presentato a giugno e successivamente approvato ad agosto, consente proprio a noi l'esistenza in vita ancora per tanto tempo. È necessario che ci sia un ente che intervenga a favore delle scuole, è indispensabile in questo caso fare anche tesoro delle piccole risorse a disposizione. Abbiamo fatto veramente una grande, diciamo, alleanza con gli uffici, con i dirigenti. Abbiamo voluto fare subito ciò che occorreva al Misticoni per consentire l'avvio dell'anno scolastico nel migliore dei modi. Ancora a Pescara, telecamere davanti al mercato ittico e guerra chi sporca. Il comune potenzia il sistema della videosorveglianza e Cuzzi dichiara: così scoveremo finalmente chi abbandona i rifiuti. Andiamo a Francavilla. Da oggi stop ai parcheggi blu, la sosta torna libera. Niente più obbligo di pagamento su piazze e lungomare. In 3 mesi il comune ha incassato 230.000 euro di multe. E 50 sono i residenti che sono stati costretti a pagare. L'abbonamento trimestrale costava 50 euro. E poi adesso andiamo invece sulle pagine della città e ci occupiamo invece dello sciopero che era stato annunciato da parte della Team. 2 giorni di sciopero ed ecco il risultato del primo. Lo sciopero della Team non ha fatto paura. Niente spazzatura per strada, guerra sui numeri tra azienda e sindacati, ma 2 su 3 sono andati al lavoro. Assenti 41%, in servizio 72%. Queste sono cifre abbastanza diciamo labili, nel senso che si cerca ancora di capire quanto sia stata l'adesione allo sciopero. I cittadini indignati: su Facebook c'è chi organizza per portare buste dei rifiuti davanti al portone del municipio. Allora, come abbiamo detto, ieri è stata solo la prima della 2 giorni di sciopero per i lavoratori della Team e nella prima giornata siamo andati a vedere qual è stata la situazione in città e soprattutto cosa ne hanno pensato anche i cittadini. E per noi c'è andata Elisa Leuzzo, vediamo. Al via questa mattina la 2 giorni di sciopero degli operatori della Team impegnati nella raccolta differenziata, ad aderire il 70% circa dei lavoratori.
i rifiuti sono rimasti in strada nei quartieri e nelle frazioni. In centro storico, invece, il servizio di raccolta rifiuti è stato effettuato. Io l'ho cacciato ieri sera, poi siccome ho sentito la televisione, e stamattina l'ho messo lì. Poi siccome ho visto passare il camion qua, si vede che già è entrato in funzione, e l'ho tirato fuori adesso. È stata fatta la raccolta differenziata da voi questa mattina? È stata raccolta? Sì. Sì, lei, voi abitate al centro o nelle zone? Sì, sì. In centro? Sì, sì, proprio qui sopra Buffetti è stato fatto, tutto a posto. Sì, 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 io in via Roma c'è stata la raccolta. Per me è tutto bene. Lei dove abita? Via Pretuzio 17. Non lo so perché io ieri sera non ho sceso nulla per evitare di lasciare le strade sporche. La raccolta differenziata da voi è stata fatta questa mattina? Sì, sì, a me no, al centro no, a me in via Cona tarda ma è stata fatta. Una protesta che, nonostante diversi tentativi di trovare un accordo, operati negli ultimi giorni su vari fronti, ha visto sindacati compatti contro una parte della governance dell'azienda, in particolare rappresentata dall'amministratore delegato Luca Ranalli. Sostanzialmente, da parte dei lavoratori, qual è il disagio che riscontrate? Inizialmente il fatto delle 6 ore, perché come prevede il contratto nazionale dovremmo lavorare sempre a 6 ore noi. Loro hanno spalmato la settimana in 5, 6 e 7 ore. Prima pensando di poterci agevolare sulla raccolta, invece è stato anche un disagio per noi. Può essere stata una conseguenza dal nuovo calendario di raccolta? Beh sì, sicuramente dal nuovo calendario è dipeso, perché prima, anche se era pesante, però si riusciva a giostrare, ma invece troppo pesante. Un servizio di raccolta a singhiozzo, quindi quello di oggi, mentre c'è maggiore preoccupazione in vista di domani, quando il calendario prevede la raccolta dell'indifferenziato. A Montesilvano un ispettore in municipio Maragno, il sindaco finanziere che dà la caccia ad evasori e morosi. Nei primi 14 mesi di governo, il primo cittadino ha applicato al comune le regole delle fiamme gialle. Il rispetto della legalità è un principio da cui si parte per stanare i furbetti della città. E poi lo sfidante denuncia disservizi ma non sa come governare il palazzo. Franata la strada delle ville, colpa del tombino rotto. A Montesilvano, sullo smottamento di via Spromonte, il comune scarica sull'Aca, ma un anno dopo il crollo nessun intervento è stato fatto e i residenti ora hanno paura. E poi pannoloni abbandonati, multate le case di riposo, controlli della forestale in Val Pescara, scoperte irregolarità nello smaltimento di rifiuti e scattano sanzioni per 11.000 euro. Le indagini proseguono su nuovi episodi di scarico. E poi Bussi dall'addio al suo scrittore, domani cerimonia in ricordo del docente greco, raccontò la vita nelle fabbriche. Il cane Bella è salvo ed è stato adottato dal Dog Village, da Civitella Casanova è stato trasferito a Montesilvano. A Chieti le toghe in lutto, il patriota diploma d'onore della Folgore. Addio a Blaga, l'ex Parà che liberò Chieti, è morto a 95 anni l'avvocato che giovanissimo della divisione Nembo mandò via i tedeschi dalla sua città. Oggi ci saranno i funerali. E la terna si affida all'avvocato Buongiorno Lanciano, illegale in città per depositare una denuncia in procura sugli scontri per l'elettrodotto. A Lanciano la banda sgominata tra Puglia e Abruzzo, auto rubate e smontate, 8 arresti, altri 20 indagati per associazione a delinquere, in carcere anche madre e figli, lei custodiva la refurtiva razziata dai due. In carcere anche per un anno. L'avvocato Sisti, se il reato è grave, la custodia cautelare può durare a lungo. All'Aquila, tragedia a Roma a causa del decesso da stabilire, muore a 40 anni nella vasca da bagno. L'avezzanese Tanzilli trovata dal marito, inutile sono stati soccorsi, la vittima, dipendente dalla Selex, era una nota cantante. E poi a centropagina Avezzano il PM, si processino gli stati, corruzione. Chiesto il rinvio a giudizio per padre, figli e altre 3 persone, Ezio, processo da evitare. E oggi ci sarà anche l'addio all'ex Buttafuori, Callegari, omicidio di Tagliacozzo, si cerca una coppia che era con il killer poco prima dell'omicidio. E a Teramo, primo caso in Italia, l'usura. Condannato presidente di banca, 2 anni e 2 mesi all'ex numero 1 della Picena Truentina, assolti il suo successore e il direttore della filiale di Torano. La reazione dell'istituto di credito, noi sempre corretti e confidiamo nell'appello.
E poi un incendio in chiesa, forse è doloso, bruciata un'antica tela a Sant'Antonio. Le fiamme si sviluppano nel pomeriggio, le spegne la Perpetua, che poi sviene, distrutto anche un crocifisso. Ora invece ci spostiamo sulle pagine della città e vediamo, in particolare si parla ancora del caso Teramo. La Serie B non si ferma per il Teramo. Il Collegio di Garanzia del CONI ha rigettato la richiesta per bloccare anche il campionato dell'Ascoli. Il ricorso nel merito si deciderà tutto il prossimo 23 settembre con i ricorsi del Teramo per riavere la B e del Forlì per ottenere la Lega Pro. La decisione del CONI, l'Ascoli è già sceso in campo in B mentre Teramo e Savona non hanno ancora giocato. E poi il mercato, il mancino friulano di 22 anni ha già giocato con continuità in Lega Pro con l'Entella. Con Cecchini risolto il problema del terzino sinistro. Torniamo sulle pagine del centro e andiamo ad aprire la pagina dello sport, perché ieri c'è stata la conferenza stampa del tecnico Oddo, che ha parlato dopo la vittoria avvenuta a Perugia e soprattutto in attesa di quello che sarà l'incontro con il Bari. Eccolo qua. Pescara col sorriso dopo la vittoria. Oddo gode e multa Caprari. Portaci a cena. Allenatore esalta il delfino ma punge l'attaccante. Esultanza non consona dopo il gol. Pagherà una pizza alla squadra. E oggi in comune ci sarà la presentazione della squadra. Memusciai dice l'operazione no, aspetto e stringo i denti. E allora, come detto, ieri c'è stata una conferenza stampa del tecnico Massimo Oddo, ha parlato di quelle che erano ovviamente le impressioni dopo la vittoria con il Perugia, ma ha parlato anche del prossimo impegno. Ascoltiamo. Gli aspetti positivi: sono molto molto contento del lavoro che ha fatto la difesa, a differenza di quello che ho potuto leggere, dove sicuramente si è parlato di una difesa discreta, sicuramente di una difesa che deve migliorare, ma ho trovato, al di là dei due esterni che hanno fatto una partita eccezionale, come è stata sottolineata anche dai giornali, ma io direi che la coppia centrale ha fatto una partita quasi perfetta. Gli errori ci stanno, come si sbaglia davanti si sbaglia anche dietro. Sicuramente dobbiamo migliorare, ma direi che è stata una partita ben fatta anche dai due centrali. Ma Campagnaro sta lavorando bene, si è unito al gruppo, ci vuole un attimino di pazienza, di tempo per creargli un attimino di condizione. Già domani penso di fare una partita in interna costruita un po' per lui, per fargli fare un po' di partita a tutto campo che non ha mai fatto. Io credo che sarà lui a dirmi: mister, sono pronto o non sono pronto. Ci parlo spesso, sicuramente è in crescita, me lo dice, me lo conferma, sta facendo un ottimo lavoro. Per noi in questo momento non è importante caricarlo di allenamenti, caricarlo di tanto lavoro sulle gambe, ma per noi è importante, soprattutto a quell'età, che abbia continuità, quindi che non si fermi mai. È una partita molto difficile, perché prima di tutto perché il Bari credo che sia una delle squadre più attrezzate del campionato. È una squadra esperta, una squadra con giocatori che hanno alle spalle tanti anni di calcio, di Serie B, quindi una squadra velenosa e direi pronta anche, perché insomma quando tu metti giocatori esperti di questo genere sanno anche leggere, ecco, i momenti della partita. Vedi due partite in cui sono rimasti in 10 e sono riusciti una a vincere e l'altra a pareggiare, quindi questi sono segnali positivi. In più giocano in casa e sappiamo quanto è importante per una squadra con questo tipo di pubblico avere la spinta dei propri sostenitori, e quindi sarà una partita difficile. Con questo noi dobbiamo andare con la stessa mentalità che stiamo cercando di creare, cioè quello di andare a fare la nostra partita cercando di vincere. E ora la Virtus Lanciano. Lanciano piccolo, l'amore continua, ma il contratto? L'attaccante svela: sono stata un passo dal Cesena, felice di essere qui, però il mio accordo è in scadenza. La squadra Aquilanti e Ferrari non al meglio, riaperta la campagna abbonamenti, ma la vendita finirà sabato.
E poi sei di Ascoli, qui non puoi fare la trasmissione. Alcuni tifosi della San Benedettese minacciano di il conduttore di Vera TV e presidiano la sede dell'emittente. E anche qui Lega Pro, il calvario dei biancorossi. Teramo, il CONI dice no e dà via libera all'Ascoli. Il collegio di garanzia, presieduto dall'ex ministro Franco Frattini, ha rigettato la richiesta della società di bloccare la B e le partite della squadra marchigiana. E poi l'Aquila, ore decisive per la cessione del club. Chiodi è in attesa della risposta dell'imprenditore Coletta, sfuma l'ingaggio del giovane Taviano. Nelle pagine del Messaggero per il Pescara, Oddo dice Pescara così mi piaci. Il tecnico soddisfatto della reazione dei suoi giocatori, difesa quasi perfetta, abbiamo avuto grande attenzione. Valotti deve ancora crescere di condizione, la Padula bravo ma deve confermarsi perché in attacco ha grande concorrenza. Memusciai, operarmi? Spero di no. Ora sto meglio, la terapia funziona e spero di evitare l'intervento, non ho mai chiesto di andare via. E poi è stato rigettato il ricorso del Teramo presso Cecchini. Piccolo, gli applausi cancellano il mercato. L'attaccante della Virtus Lanciana ammette: sono stato vicinissimo al Cesena, ma restare è stata la scelta migliore. Le parole del tecnico mi hanno dato grande carica, il mio rinnovo non ne abbiamo ancora parlato. E poi Maccarone, l'Aquila, una difesa di ferro. Ora torniamo sulle pagine della città. Si continua a parlare dei tagli della pubblica amministrazione, della chiusura delle prefetture per fusione e soprattutto anche delle conseguenze. In questo caso la prefettura scompare, scompare anche la questura. Sindacati di polizia indignati con il ministro dell'interno, così si cancellano i presidi di legalità. Lo schema di decreto, nella bozza ministeriale oltre alle 23 prefetture scompariranno anche questure e i comandi dei vigili del fuoco. Il vero spreco, il ministero mantiene in piedi tutte le sue strutture inutili a Roma e taglia sulla sicurezza delle città di periferia, questa ovviamente la denuncia. E poi brucia il quadro della dolorata Sant'Antonio, incendio nella chiesa del Corso Vecchio, indagini sui lumini elettrici ma non si esclude la pista dolosa. E poi scuole e traffico, da lunedì scattano le multe. La sosta selvaggia della Noè Lucidi semplicemente spostata altrove. In piazza Garibaldi regna il caos, ovviamente si parla di Teramo. E poi l'iniziativa anche Teramo inserita nella promozione valida solo per oggi. Clienti Wind viaggiano gratis su Baltour. Il generale dell'Arma Siri Marco in visita a Teramo. Il comandante della Legione Carabinieri Abruzzo incontra il procuratore Antonio Guerriero. Si parla anche di viabilità Gammarana, le minoranze convocano la commissione sullo svincolo. Poi le nomine, Anas Abruzzo Marasco, nuovo capo al posto di Lelio Russo. Province, gli impianti CIRSU continuano a funzionare. L'ex presidente Angelo Di Matteo pronto a convocare una conferenza stampa per illustrare il ricorso in appello. L'incontro per scongiurare ogni possibilità di chiusura. I sei sindaci dei comuni soci hanno chiesto un incontro al giudice Giovanni Cirillo, l'unico che può tenere aperti gli impianti di Grasciano. Progetto di integrazione a Castelli, i profughi lavorano per il comune e vanno a lezione di italiano. E poi ad Isola del Gran Sasso l'amministrazione risponde sui ritardi, ma i residenti di Casale confermano la loro versione. Nessuna segnalazione in comune sull'acqua marrone. Valle del Vomano, Montorio accelera la ricostruzione post-sisma. L'amministrazione incontra i cittadini, siamo ad un punto cruciale, i piani devono essere redatti in tempi brevi. E poi il confronto, un nuovo incontro pubblico domani sera nel locale della parrocchia della frazione di Collevecchio. A Castellalto due cartelloni informativi per rilanciare il turismo agricolo locale. Alba Adriatica, tassa di soggiorno per migliorare i servizi. Il sindaco Piccioni fa il bilancio della stagione turistica e dice buoni risultati ma puntiamo a fare ancora di più. Acque ok, a parte qualche divieto nella zona della Vibrata, la qualità delle acque è stata ottima per tutta la stagione turistica. E poi ancora il caso del suicidio sulla A14, domani a Tortoreto ci saranno i funerali della ragazza che si lasciò cadere dal cavalcavia.
Alloggi occupati, il sindaco va dal prefetto. Siamo a Giulianova, avvertenza d'urgenza questa mattina dopo l'ennesimo sfratto, andata a vuoto. Via Terracina, la famiglia Rom si rifiuta di lasciare la casa. Arriva l'avvocato che ottiene una proroga allo sfratto. I 5 Stelle attaccano, nascondono i veri problemi con le nostre proposte. La giunta ci ruba l'idea del baratto amministrativo. La provincia rientra nel parco marino. Il ritorno dell'ente di Via Milli riaccende la polemica su statuto e nuovo presidente. E poi a Silvi si prevede un caldo autunno con la minoranza pronta a difendere il ruolo di Benigno Dorazio. A Roseto grande festa per i 30 anni della Società Sportiva San Giovanni. Consegnata una targa ricordo agli storici fondatori, agli allevatori e ai presidenti che si sono succeduti alla guida. La cultura, quell'espressione, un po' così, da dandy. Diego Fusaro, per molti ma non per tutti, ecco perché c'è chi ama e chi odia la stella nascente della filosofia italiana. Cattedra, nato a Torino nell'83, è ricercatore nell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano e tra i suoi libri Bentornato Marx, Essere senza tempo, Minima Mercatalia, Filosofia e Capitalismo di Antonio Gramsci, La passione di essere nel mondo. E poi l'intervista, tutto sta nel modo in cui suona una frase. Paolo Norio, ho iniziato a scrivere cercando una lingua concreta, ma l'erba, Cavazzoni e Celati mi hanno aiutato. Il Festival della Follia. Con l'incontro con Paolo Norio si è concluso lunedì il Festival della Follia. Il romanzo dice deve essere una cosa inaudita. E poi Marcozzi sarà nel salotto della Jalappas Band. Il giornalista giuliese, protagonista della cronaca cult, domenica ospite in trasmissione a Quelli che il calcio. La telecronaca della partita del 1996 è tra i video più cliccati di sempre a Mai dire gol. Un capodanno di fine estate tra gli eventi, piazza piena per salutare in musica la bella stagione, migliaia di presenze sabato sera a Piazza Martiri per l'evento destinato a fare tendenza e creare un bel precedente. E ancora lo sport, San Nicolò e Giulianova di nuovo in campo, Serie D, turno infrasettimanale per le due squadre teramane, giallorossi in casa con l'Isernia, biancoazzurri a Castelfidardo. Striscia positiva, entrambe le squadre cercano di confermare i nuovi risultati ottenendo nel turno di domenica scorsa. Per l'Atletica Gran Sasso, bottino di medaglia ai campionati regionali di Chieti. E poi la pallacanestro, oltre agli squali, scenderanno in casa i padroni di casa del Campli e le formazioni dell'Ortona e del Rieti. I Roseto Sharks si preparano per il Memorial Nino di Annunzio. Con lo sport concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14 e poi questa sera alle 19. E invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.